Ciao a tutti, sono un atleta del Circolo Damistico Braidese. Oggi voglio parlarvi della dama, un gioco antico, ma che è diventato uno sport della mente. In questi giorni di emergenza, stando a casa, bisogna impiegare il tempo e molti si dedicano alla cucina, al bricolage, alla lettura e tante altre attività. Noi damisti organizziamo gare online a livello nazionale e ci dedichiamo anche ai ragazzi delle scuole intervenendo in laboratori, ai laboratori scolastici. Dopo questa premessa, vi do alcuni consigli per costruirsi una damiera in casa se non ce l'aveste. Prendiamo un cartoncino bianco. Facciamo praticamente 64 quadretti, colorandone 32 a nostro piacimento, quindi i bambini si possono divertire a decolorarli gialli, colorarli rossi. L'importante è che se 32 sono colorati e gli altri restano bianchi, uno sì e uno no, come vedete nella damiera grande qui alle mie spalle. Poi con dei tappi delle bibite, tappi bianchi, tappi rossi, si possono ottenere le pedine. A questo punto la damiera, che sarebbe appunto questa, la damiera è fatta. Andiamo adesso ad iniziare il nostro corso di dama. Benissimo, una volta ottenuta la damiera, iniziamo quindi a collocare i pezzi nelle caselle che vanno da 1 a 12 per i neri e da 21 a 32 per i bianchi. Una volta collocati questi pezzi, vi do una spiegazione su come si divide la damiera. La damiera si divide in diagonale, e quindi i due cantoni sono l'1 e il 32, le parallele che vanno da 21 a 4 e da 8 a 29, e questi qui fanno parte del biscacco, il biscacco del nero e il biscacco del bianco. Queste sono, diciamo, le zone. Poi abbiamo la parte laterale che sono le sponde, e poi abbiamo le verticali, le orizzontali, e quindi questi qua viene divisa in queste parti. Questo serve per quando si fa un corso un pochettino più avanzato della dama. Quindi, detto questo, noi possiamo iniziare anche a spiegare quali sono le mosse da poter fare per iniziare appunto una partita di dama. Le pedine, che sono questi pezzi bianchi e neri, si possono muovere soltanto di una mossa, di un passo in diagonale, quindi la pedina bianca si muoverà tipo così, da 22 a 18, oppure da 22 a 19, oppure posso muovere la 21 su 17, posso muoverle in tutte le direzioni, ma di un passo solo, sempre sulla casella scura o comunque sulla casella colorata. E idem. Anche così muovono i pezzi neri, sempre sulle caselle colorate, da un lato o dall'altro, in diagonale, sempre di un passo. Queste sono le mosse che devono fare appunto i pezzi per poter iniziare la partita di dama. Quali sono le regole principali della dama? Quando si gioca a dama, per prima regola, bisogna giocare con la mossa che va al bianco, quindi il primo a muovere sarà il bianco. In questo caso i numeri che si trovano da 21 a 32, e io posso muovere appunto uno di questi pezzi qui, non quelli dietro perché sono bloccati dai pezzi davanti, ma posso muovere, iniziare a muovere già le prime. E poi a muovere successivamente fa una mossa il nero e si va avanti in questo modo qui. Quando si raggiunge la base, che queste sono le basi avversarie, quindi
1, 2, 3, 4 la base del nero, 29, 30, 31, 32 la base del bianco, quando un colore opposto raggiunge la base avversaria, la pedina si trasforma in dama. Quindi io prenderò una pedina che ho mangiato, ho preso precedentemente e la metto sopra, praticamente la metto sopra alla pedina avversaria, creando così la dama. Quindi ci sono due pezzi, uno sopra l'altro. La dama è un pezzo che potrà mangiare o essere preso o essere mangiato solo da una dama, non può essere mangiato dalla pedina. E questo è, diciamo, la cosa principale del gioco. Stacco le pedine perché sono collegate con le calamite e sono delle calamite abbastanza potenti. Quindi ecco perché magicamente stanno su. Questa è la prima parte del gioco, quindi praticamente le regole: bisogna appunto muovere prima il bianco, poi appunto non si muove sempre in diagonale. Seconda regola è questa, che il pezzo che io tocco lo devo muovere, quindi pezzo toccato, il pezzo che viene toccato viene mosso. Quindi se tocco questa pedina qui, io devo comunque muovere questa pedina o in un senso o nell'altro, ma non posso passare ad un'altra e dire muovo questa qui, perché ho già toccato precedentemente la 22, quindi non posso muovere né la 21, né la 19, né la 24, perché ho toccato la 22. Questa è quindi la regola del pezzo toccato, pezzo mosso. Per cui, prima di toccare un pezzo, se per esempio nella damiera fosse messo fuori posto, bisognerebbe avvertire l'avversario di voler accomodare, acconciare i pezzi. L'avversario concede questo, diciamo, questo modo di poter acconciare i pezzi, e quindi io prendo la mia pedina, la ripongo nella mia casella e poi posso andarne a muovere anche un'altra, ma solo dopo aver detto accomodo, acconcio oppure sistemo i pezzi. Quindi pezzo toccato, pezzo mosso. Il prossimo capitolo lo vedremo su quello che riguarda le prese, quindi come si mangia una pedina o comunque come si mangiano i pezzi, come si prendono i pezzi. Rieccoci a vedere la prossima regola, che è la regola della presa o della mangiata. La presa o la mangiata, la chiameremo presa, è obbligatoria, quindi si è obbligati a prendere il pezzo avversario e non possiamo rifiutarci di farlo, quindi siamo obbligati a prenderlo. Le regole delle prese però sono parecchie. La prima cosa che vedremo è questa. Quando c'è una presa? Una presa c'è quando davanti alla propria pedina del proprio colore, del bianco per esempio, si trova una pedina avversaria. Quindi siamo obbligati ad effettuare la presa. E quindi io devo muovermi scavalcando la pedina avversaria e mettendomi e fermandomi sul quadratino successivo alla posizione della pedina avversaria. Per esempio, nel caso dovessi prendere questo pezzo qui, io devo scavalcare la pedina, prendere il pezzo e poi lasciare l'avversario la mossa successiva. Questa è la presa, quindi la presa va effettuata quando abbiamo un pezzo da prendere, quindi il pezzo dopo, il quadratino libero. Se per esempio ci fosse un pezzo avversario qui, in questo caso qua il bianco non può prendere il pezzo, perché la pedina, diciamo la casella successiva al pezzo dell'avversario, è anche coperto da un altro pezzo, quindi dal pezzo avversario, quindi io non posso
effettuare la presa, quindi posso effettuarla solo se ho la casella libera. Ho messo questo esempio perché qui potete vedere che mentre questa pedina in 30 mangerebbe la pedina 26 e si andrebbe a collocare in 21, qui invece abbiamo la pedina in 31 che potrebbe addirittura mangiare tre pezzi. Perché tre pezzi? Perché ogni volta che c'è una casella vuota davanti alla mia pedina, quindi che trovo la pedina avversaria, ogni volta che c'è la casella vuota io devo scavalcare e continuare la mia presa. In questo caso qui il bianco dovrebbe fare 31, 24, 15, 6, quindi prenderebbe tre pezzi avversari. E quindi questo è anche un altro tipo di presa, questa è una presa multipla, perché abbiamo tre pezzi da prendere. Se ci trovassimo in una situazione del genere, scatta un'altra regola della presa, che dice che sono obbligato a mangiare dove incontro più pezzi. Quindi, di fronte a una situazione del genere, il bianco non potrà prendere il pezzo 26, ma è obbligato a prendere tre pezzi. Quindi è obbligato a prendere il pezzo che si trova in 28, il pezzo che si trova in 20, il pezzo che si trova in 11. È obbligato a mangiare tre pezzi, perché questa è la presa maggiore, perché prendo più pezzi. Adesso andremo poi a vedere un'altra parte della presa, perché come vi dicevo prima la presa è abbastanza complessa e adesso andremo a vedere ancora altre cose. Benissimo, i pezzi che vedete in questo caso qua sono un pochettino, le ho messe un po' sfasate così riuscite anche a vederle. Qui abbiamo la dama bianca, qui abbiamo due pedine, una qui, l'altra qui, qui invece abbiamo due dame nere, ok? Quindi a questo punto qui tocca al bianco muovere. Se tocca al bianco muovere, il bianco è obbligato a mangiare, perché con la dama anche si è obbligati a mangiare, sempre con tutti i pezzi si è obbligati a mangiare. Quindi la dama qui può prendere la pedina in 10, oppure può scegliere e prendere la pedina in 19, quindi praticamente può saltare in 23, come potrebbe saltare in 5, quindi può fare questo lavoro qui. Mentre però non può saltare e prendere le due dame e andare in 4, perché qui non c'è la casella vuota in mezzo. Se questa dama fosse spostata qui, ecco, in questo caso scatta un altro tipo di regola, un'altra regola, che dice che a parità di pezzi io sono obbligato a mangiare dove incontro prima il pezzo più forte. In questo caso qui abbiamo le due pedine e abbiamo una dama. Quindi io sono obbligato a mangiare la dama che si trova in 11 e quindi andare a finire in 7, per essere poi successivamente mangiato dalla dama in 4 che va in 11. Ok? Quindi a parità di presa, perché qui ho un pezzo da prendere qui, un pezzo da prendere qui, e anche la dama è un pezzo, anche se abbiamo due pedine una sopra l'altra, si tratta sempre di un pezzo sulla damiera. Quindi a parità di presa sono obbligato a mangiare il pezzo più forte. Ecco, chiaramente quando un pezzo va a dama, una volta diventato dama, la dama si può muovere comunque in tutte le direzioni, non come la pedina che va solo in avanti, ma la dama può tornare anche indietro verso la sua base. Però, ecco qua, è un esempio per farvi anche capire che una volta che il pezzo è diventato dama, si ferma e aspetta la mossa successiva. Cioè nel senso che la pedina in 12 mangia la pedina in 7, diventa dama, ma aspetta la mossa successiva. Non è che diventa dama e poi mangia la pedina in 6.
se l'avversario resta fermo lì in 6, la mossa successiva la dama la dovrà mangiare, ma in questo caso qua mangia, fa dama e si ferma in 3. In questo diagramma possiamo vedere chiaramente cosa significa il discorso della presa maggiore, del prendere il maggior numero di pezzi. In questo caso vedete che il nero ha due dame, quindi vedete una dama in 18, una in 26, e qui la dama bianca potrebbe mangiare o le due dame, oppure qui ci abbiamo invece tre pedine, 27, 20 e 12. Siccome il maggior numero di pezzi è rappresentato dalle pedine, in questo caso siamo obbligati a mangiare le tre pedine. Quindi le pedine, quindi la dama bianca effettuerà la presa 30, 23, 16, 7. Effettuerà obbligatoriamente questa presa e non potrà prendere le due dame perché rappresenterebbero la presa minore rispetto alle tre pedine. Altra regola della presa. Qui possiamo invece notare che la presa riguarda due pezzi per il nero, cioè il bianco prende due pezzi di qui per il nero e due pezzi identicamente anche per il nero di qua. Quindi potrebbe prendere il bianco a due scelte, 30, 16, quindi 30, 23, 16, oppure 30, 21, 14. Ma c'è un piccolo problemino. Qui la dama prenderebbe la dama e la pedina, mentre qui mangerebbe due dame. Ecco, in questo caso, qui è un caso di parità di presa, come l'avevamo anche visto prima nel discorso della dama e pedine, si è obbligati a mangiare dove si incontra il maggior numero di pezzi forti. Quindi il maggior numero di pezzi forti in questo caso qua sono le due dame rispetto alla dama e pedina. Quindi il bianco dovrà mangiare obbligatoriamente 30, 23, 16 e non potrà effettuare la presa 21, 14 perché incontriamo soltanto una dama e una pedina, mentre lì ci si incontra solo le due dame. Ecco qui invece un'altra situazione di parità di presa, dove da un lato incontro una pedina e poi due dame, e dall'altro lato incontro due dame e una pedina. La presa è perfettamente identica, i pezzi sono uguali, nel senso che io prendo comunque due dame e una pedina, sia da un lato che dall'altro. A questo punto qui, noi siamo però obbligati a mangiare dove incontro per prima il pezzo più forte. In questo caso qui, il pezzo più forte che io incontro è la dama. Quindi la dama bianca sarà obbligata a mangiare dama, dama e pedina e non potrà effettuare la presa di pedina, dama e dama. Quindi, giusto per ribadire il concetto della presa con parità di pezzi, qui possiamo notare che la pedina in 29 mangia due pezzi e idem la dama in 30 mangia due pezzi. In questo caso qui anche siamo obbligati a mangiare con il pezzo più forte, quindi non posso mangiare con la pedina, bensì devo prendere con la dama, quindi andare con la dama in 14 e non andare in 13 con la pedina. Quindi sono obbligato a mangiare questo, vediamo questi pezzi che si attaccano, ecco, questo e questo, ok? Ed è la presa con il pezzo più forte. Quindi ricapitoliamo le regole delle prese. Le regole delle prese è: siamo obbligati a mangiare, quando incontro un pezzo che c'ho il vuoto dietro l'altro, il pezzo avversario, sono obbligato a mangiare, in caso
di parità di presa devo mangiare con il pezzo più forte, in caso di parità di presa devo mangiare dove incontro il maggior numero di pezzi e in caso di parità di presa devo mangiare dove ci sono più pezzi. Quindi praticamente se io ho, appunto, come abbiamo visto, tre pedine, mangio le tre pedine, se ho le due dame sono obbligato a mangiare le tre pedine e non due dame. Questo è il discorso, e qui si chiude il discorso delle regole della presa. Quando termina una partita di dama? Una partita di dama termina quando l'avversario, sono riuscito a chiudere l'avversario tutti i pezzi, e quindi l'avversario non può muovere senza cedermi un pezzo, tutte le volte mi cede un pezzo e quindi io glieli mangio tutti, glieli prendo tutti, oppure quando riesco a chiuderlo, a bloccarlo, quindi la chiusura sarebbe nel momento in cui l'avversario muove e io con una mossa gli impedisco di andare avanti, di muovere, quindi non può più fare un'altra mossa. Vi faccio vedere un esempio di questa situazione. Ecco qui un esempio di chiusura a seguito di un errore effettuato dal nero. In questo caso il nero ha più pezzi rispetto al bianco, perché il bianco ha solo la dama, mentre il nero ha una dama, una pedina, e questa pedina che sta per diventare dama. L'errore che potrebbe fare il nero potrebbe benissimo essere questo. Se il nero sposta la pedina 21 in 26 per poter andare a dama e l'avversario, che è il bianco, effettua la mossa 27-30, praticamente, automaticamente, il bianco ha vinto la partita, perché il nero resta chiuso, bloccato con i suoi pezzi, perché la 26 non potrà più mandare la dama, perché qui c'è la dama, non può entrare. Qui c'è la dama avversaria, non può entrare. Questa non la può muovere perché c'è la dama, e la dama non la può muovere perché non può scavalcare, non può muoversi da nessuna parte. Quindi in questo caso qui, questo è un caso di blocco. In questo caso qui io con il bianco ha bloccato l'avversario mettendosi in 30 e impedendogli la mossa successiva, appunto, al nero, e quindi vincendo la partita. Al termine di tutto questo posso farvi vedere che la damiera è numerata da 1 a 32, quindi poteste farlo anche voi sulle damiere che vi siete costruite, e quindi questo serve per, diciamo, registrare una partita di dama. Per registrare una partita di dama è sufficiente scrivere sul foglio il bianco e il nero, dividere il foglio in bianco e nero, e quindi con una riga da una parte si scrive il bianco, dall'altra parte si scrive il nero, e quando voglio registrare, scrivere le mosse, è sufficiente scrivere il numero della pedina o della dama, del pezzo di partenza, e il numero della casella di arrivo. Esempio, se io ho qua all'inizio della partita tutti i pezzi messi giusti, no? Dall'1 al 12 per il nero e dal 21, come avevo detto, al 32 del bianco, posso scrivere le mosse, e quindi posso scrivere, posso, diciamo, segnalare una partita. Adesso andremo a vedere, io posizionerò i pezzi, in ultimo, appunto, potremo vedere una partita giocata, e quindi possiamo capire cosa succede registrandoci la partita. A cosa serve registrare la partita? La partita registrare serve perché quando io sono a casa oppure ho un attimo di tempo, voglio rivedermi la partita giocata, è sufficiente che seguo sul foglio che io ho registrato la partita e posso vedere eventualmente se ho fatto degli sbagli e correggerli in un altro momento, e quindi non effettuare magari più quell'errore se dovessi rifare
diciamo, una partita in quelle condizioni. Eccomi qui, benissimo. In ultimo vedremo una partita registrata. Per vedere questa partita registrata, dopo aver effettuato appunto sulle vostre damiere i numeri sulle caselle da 1 a 32, potete seguirla tranquillamente. Io ve la spiego, ve la faccio vedere, potete seguirla sulla vostra damiera. La partita che andremo a vedere è quella giocata da due maestri, Negroni e Ferrari. Mi metto gli occhiali, scusate, così almeno riesco a spiegarvi meglio. Ecco, Negroni e Ferrari, che sono appunto segnate, scritte, registrate su questo organo ufficiale della federazione. Quest'anno il campione d'Italia è Michele Mainelli e appunto andiamo a vedere la partita. Allora, le prime due mosse del bianco e la prima del nero sono sorteggiate e quindi le prime due mosse del bianco sono la 22-18, mentre il nero muove 12-15, quindi la prima del nero, e la seconda mossa del bianco è la 23-20. Il nero effettua la 8-12. Il bianco 26-22. Il nero 10-14. Bianco 27-23. 12-16. Il bianco fa 23-19. Il nero mangia 14-23, potrebbe anche mangiare 12-23, 16-23, ma no? Mangia 14-23. Bianco prende, quindi prende questo pezzo. Il bianco mangia, fa 28-28-12. Il nero riprende l'altro pezzo e fa 12, 16, 23. A questo punto il bianco corre al riparo e va nella casella 8, 12, 8. Il nero fa 7, 12. 7-12 per il nero e il bianco a questo punto attacca la pedina in 23 effettuando la 31-28 per poter guadagnare appunto il pezzo. Il nero, visto che quel pezzo è perso, cosa fa? Effettua la 23-27 e fa, diciamo nel gergo damistico, sdamare l'avversario dalla base, quindi 30-23, e così fa togliere ancora un pezzo dal fondo lì. 30-23, il bianco e il nero quindi fa 12-15, il bianco 21-17, nero 5-10. 25-21. 25-21. 1-5. 1-5. 29-25. 3-7. 23. 19, 15-20. A questo punto il bianco dà il cambio. 24-15, 11-24, 11-20. Mangia anche il nero. 28-24. Tanto ormai qui va la dama. Quindi 28-24, 28-24, 20-23,
24-20. Ventitré, ventisette. Ventitré, ventisette. Diciotto, quattordici. Diciotto, quattordici. Ventisette, trentuno. Dama. Ventisette, trentuno. Dama. Ventidue, diciotto. 22, 18, 31, 27, 31, 27, 20, 16, vedete lo scorrere della partita, 27, 23, 19, 15, e lascia in presa la 10-19 per poter fare 15-12. Il nero gli lascia in presa la 15-12, cioè la 12-3, e lo fa andare a dama perché a questo punto, facendolo andare a dama, il nero fa 10-13, il bianco mangia 3-10, il bianco mangia 3-10 e il nero mangia 13-22. Poi il bianco fa 16-12. 2-6, gli fa mangiare il pezzo per poterglielo riprendere. Quindi 2-6, il bianco mangia, 10-3, e il nero esce fuori da questa zona qui facendo 4-7 riprendendo il pezzo. Quindi a questo punto 3-6, il nero mangia. Quindi 7-16, 6-10, 6-10, poi 22-26, 10-13, 19-22, 21-18. 26-29, 26-29, 18-14 del bianco, 29-26, questa è diventata dama, 29-26, 25-21, 22-27, nero cerca di fare l'altra dama, 8-4, dama del bianco. Ventisei, ventidue. 4-7. 4-7. 23-19. 19, 14-11, 27-30, dama dal nero, 27-30, dama dal nero, 7-12, bianco viene qui, 7-12, 30-26, 12-7,
16-20, nero cerca di fare ancora una dama, 11-6, anche il bianco, 19-14, 6-3, dama, 14-18, ecco che qui il nero attacca la pedina del bianco, 32-28, nero manga, 18-25. Sì, appunto, nella mano 18-25, sì. Poi 28-24. A questo punto la partita è dichiarata pari, perché se voi notate abbiamo il nero che ha la pedina 23 ormai proiettata dama e anche il bianco la pedina 24 proiettata dama. A questo punto avrebbero 4 dame a testa e due pedine che automaticamente si annullano. I due maestri hanno dichiarato la partita pari dopo dopo aver ponderato a lungo anche la partita e notato che non ci sono magari altre varianti, altre possibilità per poter vincere la partita. E quindi pezzi pari sulla damiera, la partita viene dichiarata pari. In questo caso dei maestri, ma noi se vogliamo divertirci possiamo tranquillamente proseguire a nostro piacimento la partita e terminarla nel modo che vogliamo. Logicamente se uno sbaglia rischia di fare un errore grave e perde la partita, ma il divertimento è anche quello, visto che questi giorni stiamo appunto a casa, possiamo fare un po' di partite a dama, un po' di giochi e poi eventualmente se qualcuno volesse provare a vedere nel sito internet c'è il sito che si chiama Play OK, dove uno può iscriversi anche gratuitamente e fare delle partite a dama giocando con giocatori di tutta Italia. Augurando a tutti questa forzata fermata, ci rivedremo presto nelle piazze a giocare a dama e a divertirci. Auguri a tutti e speriamo in bene, che tutto vada bene. Grazie ancora, ciao!